Nella casa del Grande Fratello VIP si è quasi arrivati alle mani tra Amauris Perez e Charlie Gnocchi. I due concorrenti hanno avuto una lite furibonda subito dopo la diretta di lunedì sera, dove sono volate parolacce e insulti. Le telecamere non sono riuscite a riprendere la scena dei due mentre litigavano, ma l'audio diventato virale sui social network racconta di uno scontro durissimo, che ha portato i due vicinissimi. Tanto da costringere altri concorrenti a allontanare i due litiganti. La dinamica che ha scatenato l'acceso confronto tra lo sportivo e il conduttore radiofonico non è chiara. Nelle immagini circolate in rete nelle scorse ore si vedono Antonino e Luca chiacchierare in giardino con Jaele. Spinalvese fa riferimento a Charlie e gli chiede se si è confessata con Gnocchi e se gli ha detto di non dire qualcosa. In lontananza, all'interno della casa, arrivano però delle urla e i tre corrono dentro per capire cosa sta succedendo. La voce di Amauris spicca tra tutte e lo sportivo inveisce contro Charlie. Vaffanculo. Io parlo come dico io, ti mando a fanculo tre volte se voglio, grida furioso Perez, mentre Gnocchi lo provoca, bravo manda a fare in culo la gente invece di parlare. A quelle parole lo sportivo esplode ulteriormente, tu devi smettere di fare il tuttologo di sta minchia. Mi sono rotto il ca asterisco asterisco di te. E te l'ho già dimostrato. Tu parli solo di ca asterisco 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 te. Nella lite interviene prima Carolina, che invita Gnocchi a tacere, poi anche Luca che rivolgendosi a Amauris gli suggerisce di non ascoltare più le provocazioni di Charlie. Ma la discussione non si ferma. Mia madre a casa piangeva. Bellavia torna nella casa del GF e si commuove la reazione del web. Le telecamere del GF sono ferme in giardino, ma l'audio continua a essere chiarissimo e si sente Antonino invitare Amauris a uscire con lui per calmarsi, ma Gnocchi sembra seguirlo. Non ti avvicinare, lo avvisa Perez, mentre l'ex di Belen interviene, Charlie, fallo respirare un attimo. Quest'ultimo invece non molla la presa. Ma scherziamo, non si può più parlare? Rilassati. E il filmato si interrompe. La sceneggiata tra i due concorrenti ha letteralmente infiammato il popolo dei social, dove il video è diventato ben presto virale. La maggior parte del pubblico si è schierato in favore dello sportivo, che avrebbe ceduto alle continue provocazioni di Gnocchi. Amauris non è aggressivo, Charlie invece è un provocatore e crea sempre litigi e discussioni, ha scritto un utente su Twitter, mentre un'altra aggiungeva, Charlie non fa il tuttologo, fa il gran burattinaio o comunque cerca di farlo. Manovre, strategie, sotterfugi, provocazioni. Tutto per strategia. Molti se ne sono accorti come Amauris e non sempre essendo umani si riesce a non scazzare. E per molti lo scontro sarà tema di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello VIP. Amauris literally said, è l'ora dell'ira cubana cancelletto gif vipitch.twitter.com Noji Ilunga VV1YV, Federic Titanico era @Federic0X1, October 21, 2022.